questa sera il suo discorso conclusivo e lo farà da un luogo simbolo, quell'ellipse a Washington, il parco affacciato sul National Mall dietro la Casa Bianca, da dove Donald Trump il 6 gennaio 2021 tenne il suo discorso poco prima dell'assalto dei suoi fan a Capitol Hill. L'ex presidente americano invece ha parlato da Mar-a-Lago in Florida, ribadendo quelli che a suo parere sono gli insuccessi dell'amministrazione Biden-Harris, a partire dalla crescita dell'inflazione, all'immigrazione, fino al fatto che a suo parere gli Stati Uniti hanno perso il ruolo di leadership nel mondo. E lui promette: salveremo l'America. La partita di USA 2024 si gioca in 7 stati in bilico: Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania. Ad oggi ci sarebbero appena 100.000 elettori indecisi che determineranno chi vincerà le presidenziali. Lo scenario più tradizionale al momento è che Donald Trump si aggiudichi gli stati del sud, Nevada, Arizona, Georgia e North Carolina, e Kamala Harris invece quelli della Rust Belt, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. Uno scenario che consegnerebbe la Casa Bianca alla vicepresidente USA. Lo staff dei tycoon tuttavia è convinto che potrebbe conquistare almeno uno stato della cintura della ruggine, raggiungendo così il numero magico di 270 grandi elettori necessari per la vittoria. Al contrario, i sondaggi interni della campagna di Kamala Harris dicono che la candidata democratica conduce in tutti e tre gli stati della Rust Belt, anche se con meno di un punto percentuale, ed è competitiva nel sud e nel west. Per questo, giovedì sarà in Nevada. Jeff Bezos intanto, con un editoriale su Washington Post, spiega e difende la controversa decisione della testata di non dare l'endorsement a nessuno dei due candidati per non creare una percezione di pregiudizio. Afferma: la sua decisione di bloccare l'endorsement ha rotto quella che è una tradizione dei grandi giornali americani, che da sempre hanno avuto il ruolo di schierarsi nelle presidenziali anche come forma di esercizio democratico. La sua scelta non solo ha scatenato una bufera e provocato diverse dimissioni, ma ha anche già fatto perdere al giornale 200.000 abbonamenti.